Ciao, il nostro tour continua in Macedonia del Sud e con la visita della città di Salonicco, molto interessante. La strada è piacevole, scorre tra i 600 e gli 800 metri di altitudine, ci avviciniamo al Monte Olimpo. Fa freddo, la temperatura esterna è di 13 gradi. Su questa montagna c'è la possibilità di usufruire degli impianti di risalita, si scia. Ci siamo fermati per il pranzo sulla statale che porta a Caterini, pochissimo traffico, non fa caldissimo e come vedete c'è la neve ancora sull'Olimpo. Lasciamo la montagna per il mare. Molto particolare è questa chiesa di Caterini. Non credo che sia molto vecchia, però lo stile è appariscente. Siamo arrivati al mare, nella spiaggia del comune di Paralia. Comunque Paralia tradotto dal greco significa spiaggia. Non c'è da bisticciare con i vicini per lo spazio. Ce n'è per tutti. Una botta di vita, ciabattina greca per 13,50 euro. La chiesa è intitolata San Nicola. Credo sia una costa frequentata molto dai romeni perché c'è anche un ambulatorio privato dove parlano romeno. A conferma anche i ristoranti hanno cartelli assolutamente evidenti, menù romeno. Qua ci sono due giocatori, uno sorride, l'altro no, quindi bisognerebbe capire perché. Il gioco si chiama tavli, giocano coi dadi. E c'è un vincitore e un perdente. Abbiamo capito chi è il vincitore. Signore che ride, ride, ride. Penso che i greci siano molto nazionalisti perché si vedono tantissime bandiere ovunque. Questa è una bella casa blu greco con bandiera greca. Qui se non paghi il mutuo ti girano la casa al contrario. Credo sia un'attrazione. E c'è la pubblicità di questa casetta rovesciata su quest'auto con targa polacca. Usiamo il traduttore, perché io riesco a leggerlo a mano appena, non riusciamo a capire, perché Spiti è sicuramente casa, ma Anapodo, il traduttore, ha dato una risposta che avevo visto con i miei occhi. Questa sera cucino io spaghetti con due spicchi d'aglio soffritti, oliva taggiasca, scatolettina di tonno, un po' di paprika e vai. Andiamo a vedere al mercato del pesce se c'è qualcosa di interessante. Pesce fresco dalla barca. Allora, ci sono tre file di prezzi: acciughe, gamberetti 7 euro al chilo, calamari grandi, piccoli, branzini 10 euro al chilo e poi questi pesci terza fila 15 euro al chilo. Yanis è molto gentile, ci sta pulendo il pesce. Abbiamo conosciuto Nikos che è uno chef e ci spiega alcune cose. Go!
Molto bello questo caicco, anche questo pronto per le crociere nel Golfo di Salonicco. Stiamo risalendo il golfo, siamo nel parco del delta del fiume Axios. Posta pranzo. È probabile che la stagione migratoria abbia fatto il suo corso. Infatti non ci sono né pellicani, né ironie, né fenicotteri. Un po' di carico acqua vicino alla statua di Filippo il Grande, re di Macedonia 300 e rotti anni prima di Cristo. Questa sera porto Tiziana fuori a cena, facciamo 4 passi, forse 6, per andare in taverna. Cozze fritte, insalata greca, aspettiamo gli spiedini, porzioni gigantesche, ripeto, porzioni gigantesche. Non avevo mai mangiato le cozze fritte, sono buonissime. Patatine fritte non congelate, fresche, uno spettacolo. Calimera, Paracalò, categoria Aldea Tro. Trocospito. Categoria 3. Stavolta è andata male. Categoria 3. E ci risiamo di nuovo. Calimera. Paracalò, Trocospito, categoria Dea. Via categoria. Dea, Trocospito. Buongiorno. 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 Calimera. 1:20. Stavolta è andata bene. Grazie. Grazie. Ciao. Yasu. Il pagamento del pedaggio pare che funzioni molto a umore del casellante. Questa volta abbiamo pagato 1,20 anziché 2,50, quindi categoria 2. Comunque ci stiamo muovendo verso Salonicco, la seconda città della Grecia. Tutta l'area metropolitana conta 1 milione di abitanti. Abbiamo parcheggiato in centro, molto vicini alla zona della movida serale. Edificio della Banca di Grecia. Sembra una vecchia moschea, ma non si capisce cos'è. Potrebbe essere un vecchio bagno turco, perché non c'è il minaretto, quindi non è una moschea. Classica caffettierina per il caffè turco. Immancabile un giro al mercato. Borona fotografiso. Mercato alimentare, anima della città.
potrebbe essere chai, tè verde. C'è tè verde. Verde non lo so dove spingere. Prezzi del pesce molto bassi. Lo prendiamo? La signora mi fa assaggiare le olive. El Caristo. Questo mercato ricorda moltissimo mercati turchi e anche quelli del Nord Africa. Lo stile con la carne appesa all'esterno è quello. L'agnello intero a 7,50 al chilo rispetto al nostro è un buon prezzo. Baklava, il dolce tipico ed altre cose. Qua c'è il macellaio che è tifoso del PAOK Salonicco. Stasera c'è la disputa con Atene. Da via Aristotile si intravede ancora l'Olimpo innevato. I gyros più grossi del mondo. Ora di pranzo, Pita Gyros tradizionale, una città intrigante, vale il giro. Risi e cereali a volontà. Resti del 1400 circa del dominio ottomano, cioè i turchi, hammam o bagno turco. Eleftherios Venizelos, andiamo a cercare su Wikipedia chi è. Agora di Salonicco, ma credo si possa definire anche foro. Chiesa di San Dimitrios. San Dimitrio. Sotto la chiesa la cripta. È come un museo. Queste sono antiche monete. Quartiere degli antiquari, il mercatino delle pulci. Una vecchia BSA d'epoca. Quella ce l'avevo anch'io. Canziera dell'esercito USA del 44. Parte del mercato dedicata agli artigiani. El Caristo. Paragalò, paragalò, la segala. Di fronte è la chiesa di Santa Sofia, costruita nell'VIII secolo, è stata prima cristiana, poi musulmana e nuovamente cristiana. Ovviamente è una chiesa di fede ortodossa.
siamo alla Torre Bianca. Ci sono tantissimi locali, uno dietro l'altro, una città molto giovane. La torre, costruita inizialmente dai turchi come prigione, è diventata simbolo della città. Caicco acchiappa turisti. In centro ci sono anche tanti bei negozi, bella città. Sabato, tanta voglia di festa, movida H24, antico quartiere di magazzini trasformato. Ritorno al camper, il parcheggio è sorvegliato ma non mi ha dato l'idea di una città pericolosa nel modo più assoluto. Le mura della città vecchia,